siamo con la dottoressa Cristina Settanni, naturopata ed esperta in essenze floreali australiane, giornalista e autrice del libro I fiori del bene. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Un effetto della pandemia, complice anche i ritmi necessariamente più lenti imposti dal lockdown, hanno diciamo contribuito alla riconciliazione dell'uomo con la natura e anche il silenzio. Di che cosa fare tesoro di questo periodo così tragico? Esatto, metti insomma il focus su una situazione molto molto importante. In questo periodo assolutamente difficile, la cosa positiva è stato un pochino il fermarci, anche un riflettere su come noi ci poniamo di fronte alla natura. Abbiamo visto per esempio che in questo periodo di lockdown la natura insomma ha beneficiato moltissimo, no? È esplosa in tutta la sua bellezza, in tutta la sua energia. Quindi la cosa bella adesso, anche per ricaricarci energeticamente, e ritornare in connessione con questa natura meravigliosa, averne rispetto e beneficiarne anche attraverso, insomma, una partecipazione attiva alla natura. E mi spiego, cerchiamo di non essere distratti nei confronti di ciò che ci circonda, cioè ritorniamo a guardarle le belle giornate, a guardare la natura, quando siamo in posti, diciamo così, immersi nella natura, stacchiamoci dal cellulare magari e assorbiamo l'energia di questa bellissima, diciamo, natura che ci offre veramente tanto. E per di più l'amore per se stessi, ma anche l'importanza di ritagliarsi degli spazi, soprattutto per noi donne, no? A cui è richiesto necessariamente di essere multitasking. Ecco, sono concetti importanti anche inseriti nel tuo libro, ma non sempre sono praticati nella vita di tutti i giorni. Ecco, che cosa consigli anche durante le tue consulenze, ma anche a chi ci segue adesso, per riconquistare un po' di quel tempo? Bella domanda, ti ringrazio. Ma la cosa più importante è avere cura di noi stessi, anche prima di dare anche la nostra assistenza, il nostro supporto agli altri, dobbiamo sempre ricordarci anche di noi stessi. Quindi la cosa importante, magari quando non si può usufruire di un periodo lungo di vacanza, per molti quest'anno sarà un po' difficile anche la vacanza, è quello di ritagliarsi piccoli momenti, piccole pause, piccole coccole per noi stesse. Quindi qualcosa che ci fa piacere, qualcosa che ci rigeneri e piccole coccole che veramente possono aiutarci moltissimo. Quindi quello e anche magari circondarsi di situazioni abbastanza così leggere, quindi anche avere dei pensieri magari più positivi, più lungimiranti, questo anche è importante. Mi rendo conto che molto spesso siamo oberate, no, dal multitasking e quindi perdiamo anche l'energia proprio mentale, energetica, che magari quando siamo stanchi non guardiamo tutto con gli occhiali rosa, guardiamo un pochino col grigio, no, le cose. Quindi la cosa importante è recuperare la nostra energia attraverso magari piccole pause, quelle ce le possiamo concedere e quindi qualche no detto agli altri può essere un sì detto a se stessi, che molto spesso è benefico. Assolutamente. Ecco, in tutto questo, che ruolo gioca lo stile di vita e l'alimentazione anche per sentirci in forma e pieni di energia, visto anche che ha fatto il suo ingresso l'estate? Beh, guarda, giocano l'alimentazione e lo stile di vita, giocano un ruolo direi fondamentale. Quindi noi dobbiamo imparare ad ascoltare i bisogni del corpo, che non sempre sono quelli della mente. A volte la mente vorrebbe fare delle cose, vorrebbe mangiare delle cose, però magari il corpo ha i suoi ritmi, ha le sue regole, ha i suoi bisogni. Quindi insomma, ascoltarci un po' di più in quelli che sono i nostri bisogni, quindi un'alimentazione molto corretta. Tra l'altro siamo abbastanza fortunati in questo periodo perché la natura l'estate ci offre cibi naturali veramente molto sani, ricchi di vitamine, ricchi di bioflavonoidi, quindi di sostanze antiossidanti, rigeneranti, ricaricanti l'energia. Quindi scegliere cibi di stagione, cibi freschi soprattutto, e magari, ecco, quando siamo stanchi riposarci un pochino di più, prenderci delle pause. Lo stile di vita comprende tante cose, ma anche magari qualche pratica che può essere il camminare, il respirare, il fare yoga, insomma, apportare dei piccoli cambiamenti magari in una vita molto frenetica, anche introducendo magari delle nuove abitudini molto benefiche, anche facili poi da conquistare, non sono cose tanto difficili.